noi giocavamo veramente per la maglia, per i colori, poi ero di Bari Vecchia, quindi pensate un po', poi non batta, poi sono arrivati i miei fratelli, i nostri figli, e quindi a indossare questa maglia. Festeggia 90 anni lo storico Stadio della Vittoria. A Bari un evento con le istituzioni e chi quel campo lo ha vissuto con le gioie e i dolori del calcio, momenti iconici ripercorsi attraverso i ricordi e un po' di nostalgia di ex calciatori e tifosi, insieme al neo assessore comunale alla cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che ha illustrato i lavori di restyling che interesseranno questa e altre infrastrutture della città. È in corso il contratto attuativo numero uno dei lavori che faremo sullo Stadio delle Vittorie, lavori che sono partiti a marzo del 2024 e termineranno a dicembre 2024 per un importo di 450.000 euro e servono ad ottenere il certificato di idoneità statica e l'efficientamento energetico, proprio per competere in tutte le manifestazioni agonistiche. Benché abbia 90 anni, è un impianto concepito in maniera moderna perché ha tutta una cinta inferiore di locali disponibili che appunto vanno incontro a quello che è un utilizzo multifunzionale dell'area, quindi non solo la manifestazione in sé, la partita di calcio, ma si può aprire le associazioni sportive. Qua dentro ho tanti ricordi immensi perché aver giocato contro questi grossi giocatori come Boninsegna, come Savolti, come Riva, tutti i giocatori che in quel periodo erano il massimo dei giocatori italiani. Il mitico